Blind Sport, fatti del mondo sportivo bresciano. Nasce a Chiari una nuova società sportiva, nasce una nuova squadra di calcio e la novità è che nasce in una quadra, quindi Quadra Zeveto è la prima quadra clarense a dar vita a una nuova società calcistica. Siamo con Alessandro Marzani, presidente di Quadra Zeveto. Alessandro, come mai la scelta di una squadra di calcio? Beh, innanzitutto l'associazione delle quadre, tutte e quattro le quadre, hanno come scopo la promozione dell'aggregazione delle persone. Prima di tutto questo, ma anche la promozione della cultura e dello sport. Dobbiamo ricordare che il Palio delle Quadre innanzitutto è una manifestazione sportiva. Quindi cosa meglio di una squadra di calcio, che è lo sport più amato in Italia, promuovere questa iniziativa molto voluta da tutto il nostro staff. Senti, è una novità in assoluto, no? Dicevamo all'inizio per le quattro quadre. Con che spirito la vostra quadra ha iniziato questa nuova avventura, perché di tale si tratta? Beh, è iniziato con un incontro casuale. Ero ad un aperitivo con degli amici che fanno parte di questa squadra e hanno esposto questa volontà di creare una squadra di calcio. Allora io, come presidente di un'associazione che promuove queste attività sportive, mi sono reso disponibile ad ospitarli nella nostra quadra. Ho portato questa proposta in giunta e i miei collaboratori se ne sono stati molto contenti ed orgogliosi. Senti, allora in bocca al lupo, buon lavoro, perché se prima avevi da lavorare 365 giorni all'anno sul palio, adesso si raddoppiano, perché oltre al palio hai anche una squadra da seguire, però credo che sia un sano divertimento. Sì, sono un gruppo ben affiatato, sanno già loro quello che devono fare e sicuramente non sono io ad insegnargli cosa devono fare per tenere insieme il gruppo e per portare avanti una squadra di calcio. In bocca al lupo, Alessandro. Crepi il lupo. RMO Radio Franciacorta. Quadra Zeveto nasce, la squadra amatori nuova, prima nel suo genere, nelle quattro quadre. Un motore fondamentale di questa nuova squadra è Ivan Taglietti, che incontriamo qui, serata di presentazione. Ivan, da dove nasce l'idea e che prospettive hai su questa squadra? Allora, io sì, sono un po' il legante tra la giunta Zeveto e la squadra, un po' come, diciamo, direttore sportivo. Allora, l'idea nasce da un'esigenza di un gruppo di amici di creare una nuova società. Prendiamo la palla al balzo come Quadra Zeveto, appunto, per essere innovativi all'interno delle quattro quadre, essere i primi ad aprire una società sportiva. Dove vogliamo arrivare? Partiamo dal fondo, cioè dalla Serie B, e vogliamo arrivare in alto, vogliamo arrivare già l'anno prossimo in Serie A, vogliamo far sempre meglio. Abbiamo un gruppo molto omogeneo, vogliamo far bene e siamo convinti sia come dirigenza della squadra ma anche come giunta della Quadra Zeveto. Senti, è un mondo quello del calcio che conosci, giochi a calcio da quando sei bambino, no? Sei stato anche campione d'Italia, fresco anche quest'estate. Che sogno hai per loro? Allora, io gli auguro di, prima di tutto, divertirsi, ma quando si vince è indubbio che ci diverte di più. Allora, io sia con le mie squadre con cui sono stato campione d'Italia e anche con la squadra dell'Ordine Ingegneri di Brescia, perché io gioco anche nella squadra dell'Ordine Ingegneri della provincia di Brescia, mi tolgo soddisfazioni importanti con grosso sacrificio. Io gli auguro fra qualche anno di riuscire, non dico a essere campione d'Italia, ma almeno arrivare a poter partecipare alle finali nazionali, perché vuol dire che il percorso, indipendentemente dalla vittoria, è stato fatto. Allora Ivan, in bocca al lupo, forza Zeveto, verremo a vedervi sicuramente. Crepi il lupo e grazie a tutti voi. RMO Radio Franciacorta. Presentazione della squadra e noi abbiamo avvicinato l'allenatore, colui che sarà a guidare questo gruppo di atleti, Dario Bertossi. Dario, inizia questa nuova avventura con il Zeveto. Avete anche la bellezza di essere nuovi, nel senso siete i primi a Chiari, in ambito delle quattro quadre, a portare il calcio. Quindi che avventura ti si propone davanti? È una bella avventura, perché innanzitutto siamo riusciti ad arrivare anche a nuovi giocatori in rosa, ad ampliarla, e siamo arrivati a 24 elementi e
l'avventura è che quest'anno vogliamo fare un campionato di primo livello, nel senso vogliamo ritornare in Serie A. 24 atleti hai da guidare, La Serie B dopo una retrocessione purtroppo con un'altra squadra l'anno scorso, però c'è la voglia di tornare su subito. Qual è il segreto per riuscire a salire immediatamente di categoria? Il segreto è esserci tutti innanzitutto, sempre presenti allenamento, vogliosi di fare bene e di impegnarsi per un solo obiettivo, cioè la vittoria. Nel calcio quello che conta è la vittoria. E un bomber alla Dario Bertossi ce l'hai in squadra? Sì dai, ci può anche stare. Difficile da raggiungere però, eh? Molto difficile da raggiungere, però c'è, abbiamo un paio di bomber che potrebbero arrivare dove sono arrivato io, dai, diciamo. E allora Dario, in bocca al lupo a te e a tutta la squadra. Noi ci sentiremo nel corso della stagione, così andremo a raccontare agli amici di Radio Montorfano, Radio Franciacorta, come sta andando Zeveto e come sta andando questo campionato di Serie B. In bocca al lupo. Grazie mille. Grazie Crepi. Time Sport, fatti del mondo sportivo bresciano. RMO Radio Franciacorta.